Il DPCM di Conte, come tutti sapete, prevede anche la chiusura delle palestre. Una scelta certamente scellerata, illogica, che oltre ad ammazzare l'economia danneggia anche il fisico, perché in tante palestre si svolge attività sportiva, la palestra ha anche un ruolo di come dire, aggregazione sociale. L'assurdo è che nelle palestre c'è il massimo distanziamento, le misure appunto di distanziamento vengono davvero applicate in maniera perfetta, certosina, eppure Conte decide di chiudere le palestre. Ma si sa, ArcelorMittal può restare aperta e uccidere e gettare veleno dalla mattina alla sera, le palestre invece devono stare chiuse. A Taranto c'è stata una manifestazione di protesta molto forte da parte della signora Maria Rosaria Ricci, che è presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Golden Power qui a Taranto in Viale Magna Grecia. Si è incatenata per alcuni giorni. Ci sono dei cartelloni molto significativi che condivido in pieno, perché quella di Conte è una pagliacciata senza se e senza ma vorremmo capire che senso ha chiudere le palestre e poi consentire al calcio dalla Serie A alla Serie D di procedere. Infatti è quello che vorremmo capire anche noi, perché chiudere le palestre? Come noi, le piscine, le palestre, tutti i luoghi dove c'è sicurezza, tracciabilità, perché in palestra c'è la tracciabilità della gente che entra e che esce, con dei registri dove ogni giorno viene segnata la presenza. Nel caso in cui dovesse succedere qualcosa, cosa che non è mai successa da nessuna parte, perché loro devono dimostrare il perché della chiusura di questi cancelli, e noi vorremmo sapere anche le basi di queste chiusure, per sapere su che basi, senza un controllo, senza nulla, senza averci fatto spendere, cioè ci hanno fatto spendere nell'ultima settimana altri soldi, perché non andava bene per loro il distanziamento di questi gel sanificanti che abbiamo, ogni 300 metri uno, una palestra di 1400 metri quadri dove c'è di tutto, e il distanziamento, cioè qui non si parla di un allenamento, io questo vorrei capire, la gente scende e non si allena, non è uno sport da contatto, è singolo, quindi il distanziamento c'è, è creato. Mi perdoni, mentre lei sta parlando, qui prego il nostro operatore di riprendere. Domenica 25 ottobre al gol del Napoli, come di tante altre squadre di calcio di Serie A, c'era altro che distanziamento, c'era l'avvinghiamento in questo caso. Ma non solo in questo caso, io vorrei vedere anche le riprese degli spogliatoi, vorrei vedere anche cosa succede negli spogliatoi, gli ingressi degli stadi, entrate e uscite, che cosa succede con tutta quella gente. Io non lo so, il problema siamo noi. Abbiamo un governo di incompetenti e l'incompetenza talvolta è peggio della delinquenza, perché abbiamo un ministro assolutamente incapace, spadafora, Conte che prende provvedimenti a raffica senza né capo né coda. Con le basi di cosa? Su che basi? Fammi un controllo, rilasciami un certificato di inidoneità dell'attività per questi motivi. Io non ho un certificato che rilasci, questa palestra deve essere chiusa per questo motivo. Questa è la rabbia che ho internamente. Sarà un danno molto grosso, perché non sappiamo questo lockdown quanto durerà. Ma il lockdown precedente già lo stiamo ancora pagando, perché ovviamente io con questo cancello chiuso ho avuto delle spese di fitto, spese di luce, acqua, gas, chi me le paga? Perché quelle conti non si fermano, continuano sempre ad arrivare. Quindi che loro ci danno questi sostentamenti che loro dicono, addirittura mi risponde un politico, e non voglio far nomi, mi risponde anche, potrei anche farlo, posso farlo? Prego. Il grande presidente Emiliano su un messaggio mi scrive: avrete i soldi per sopravvivere. Io non voglio sopravvivere, io non voglio l'elemosina, io voglio il mio diritto al lavoro, il mio diritto alla vita. I soldi che dovete dare a noi, investiteli in sanità, nella sanità, dove mi succede qualcosa, vado negli ospedali e trovo medici, dottori e quant'altro. Investite nella sanità, lasciate lavorare la gente, perché è una presa di posizione sui nostri centri, sulle palestre, sulle piscine, che non ne veniamo a capo, non riusciamo a capire il perché.
non riusciamo a capire il perché. Quando nei centri commerciali, se mi tieni chiusa la palestra, la gente non è chiusa in casa, va nei centri commerciali, che cosa succede? Lì no, è normale, lì è normale amministrazione, lì ci si può ammalare? Come se il Covid non transitasse nei centri commerciali. Non transitasse e all'orologio con l'orario, perché un ristoratore che deve chiudere alle 18 a pranzo non lo prendi il Covid? Lo prendi dalle 18 in poi. Stessa cosa per i bar. Stessa cosa per tutti noi commercianti. Cioè, per chi ha un'attività, per chi ha un qualcosa dove... E mi rispondete, dovete sopravvivere. Ma che significa sopravvivere? Avremmo gradito anche che le istituzioni locali, comune, provincia, consiglieri regionali, parlamentari, avessero avuto il buon gusto di dare la propria vicinanza, di proporre qualcosa per invertire questa rotta pericolosa. Chiusura totale. Quindi, allora, se volete fare le cose per bene, perché non ho avuto un orario anche io? Anche a me l'orologio poteva averlo il Covid. Da un orario chiudevo anch'io alle 18, perché noi siamo costretti a mettere il cancello? La gente che non venendo qui, ecco, questa è una cosa che dovrebbe cominciare a far ragionare la gente. Perché lì non posso andare? Io non sto in casa, dovete ragionare, è questo che chiedo alla gente, il ragionamento. Cominciamo a ragionare tutti quanti, l'orologio non ce l'ha il Covid. Quindi se non lo prendo in palestra, io lo prendo da un'altra parte, ma in palestra devono certificare quanti casi ci sono stati in tutta Italia, nelle palestre, quanti ce ne sono stati? Nessuno. Vediamo quelli dei centri commerciali, vediamo quelli delle fabbriche. Allora dobbiamo parlare delle fabbriche. Dobbiamo parlare di Ilva con gli ammalati di Covid. Ecco, in Ilva è pieno di ammalati di Covid che portano in ospedale, e tutti presi di là, però l'Ilva non si chiude. Questa mascherina noi la dovevamo portare da anni. 24 ore su 24 ore per anni. Su 24 proprio per l'Ilva. Però adesso è un altro sistema, quindi dobbiamo svegliarci per questo sistema. È questo che io chiedo. Condivido in pieno la vostra analisi, la vostra battaglia, è una battaglia di giustizia, di civiltà, e per quel poco che posso contare sono con voi. Grazie, io la ringrazio veramente per aver dato voce, almeno voi, averci dato un po' di voce, perché sono 3 giorni, oggi è il 3° giorno che sono qui e non si è fatto vedere nessuno, neanche il grande sindaco che abbiamo a Taranto, per passare e dire cosa sta succedendo. Perché stiamo facendo una protesta silenziosa. E civile. E civile, perché non siamo fatti per queste cose. Questa è la mia civiltà, la mia casa, la mia civiltà. Lei proprio ha voluto lasciare queste porte, questi cancelli aperti a dimostrazione che questa palestra non è morta. Non è morta, non vogliamo morire, non vogliamo morire per questo sistema. Oltretutto si crea un danno all'economia, perché all'interno della palestra c'è ovviamente chi lavora, e quindi si crea un sistema si uccide l'economia, si uccidono famiglie. Infatti noi siamo, però non possiamo più vivere di assistenzialismo, aspettare la nonna che ci dia qualcosa dalla pensione o qualcos'altro, ma dove dobbiamo andare? La dignità dell'uomo, dove è finita? Poi sentiamo le buffonate di Conte, sembrava quasi che appena avesse finito di parlare già i soldi erano caricati sul conto corrente, quindi... Non ne vogliamo, io ho risposto, noi soldi non ne vogliamo, vogliamo la nostra dignità, il nostro lavoro, tutto ciò che loro hanno da dare e da regalare, perché vogliono fare questi regali, li investissero in sanità. È lì il punto da investire, non a noi, ci devono lasciar vivere, li devono investire in sanità. Perché le ripeto di nuovo, a questo punto noi da anni con questa mascherina per l'Ilva dovevamo stare... Con questa mascherina in faccia, perché non è giusta questa cosa. E se dobbiamo parlare di chiusure, senza aver trovato un caso Covid nelle palestre in tutta Italia, senza averne trovato uno, mi mettete il cancello. Nelle fabbriche, e nella fabbrica della morte che abbiamo, perché noi ci ammaliamo, perché adesso si muore solo di Covid. A Taranto non c'è più nessuno che si ammala di tumore, adesso si muore tutti quanti di Covid. Nessuno più per infarto, nessuno più. No, l'unica malattia esistente al mondo, parliamo del mondo, è il Covid. Però noi moriamo anche per l'Ilva. Però quella fabbrica non si chiude, quanti casi? Andate a beccare quanti casi nell'Ilva ci sono di persone che hanno portato... Molti nascosti. Nascosti, ecco, devono nascondere. E per quanto riguarda i trasporti, beccate le scuole, dice la... Basti andare su un bus, è più assembramento di quello. Hanno avuto tutto il tempo per gestire anche questa cosa e sistemare a livello di trasporti e non l'hanno fatta.
adesso cosa devono fare? Noi dobbiamo chiudere per far riorganizzare loro. Assolutamente, assolutamente. Noi continueremo ad oltranza.